Trento, al di là del risultato, comunque quello che è piaciuto è che dopo un'estate non facile quest'Italia ha ritrovato un bel piglio e un bel sorriso. Sì, assolutamente, ieri abbiamo giocato una partita quasi perfetta, oggi sicuramente molto meno, ma insomma va bene, io ho delle sensazioni positive, c'è il giusto clima, la giusta atmosfera, c'è voglia di far bene. Ci stiamo allenando tanto, stiamo sudando, dobbiamo migliorare perché insomma oggi abbiamo avuto la dimostrazione insomma, che tutti ci possono mettere in difficoltà, dobbiamo crescere tanto perché poi in Giappone il livello sarà altissimo e se vogliamo arrivare tra le prime due dovremmo avere un livello costante ma molto alto sempre. Tu vivi da dentro la situazione azzurra, qual è il segreto per aver cambiato passo? Quantomeno nell'atteggiamento. No, il segreto è semplicemente abbiamo detto basta perché la nazionale deve lottare per i vertici. Tredicesimo posto al mondiale, non siamo arrivati nelle prime quattro in World League, l'Italia non può permettersi una cosa del genere. Quindi niente, ci siamo detti che bisognava lavorare, bisognava tutti remare nella stessa direzione, lo stiamo facendo. Poi insomma sarà il campo a parlare come sempre, noi abbiamo un solo obiettivo e lavoriamo per quello, basta. Torneo giapponese è un torneo particolare, trasferimenti, 15 giorni, 10-11 partite consecutive o quasi, insomma con avversari di buon livello, che cosa ti aspetti da questa esperienza? Ma sarà sicuramente un tour de force incredibile e avremo come mai bisogno veramente di tutti i 14 giocatori perché si gioca praticamente sempre, quando non si gioca si viaggia e quindi ci sarà poco tempo per recuperare. Mi aspetto un torneo difficile, duro, ma è giusto così, ci si qualifica alle Olimpiadi e quindi bisogna battere squadre fortissime, sono le solite, gli Stati Uniti, la Russia, la Polonia, ma ci siamo anche noi, insomma, ripeto, sarà dura. Ma come dicevo prima, la nazionale italiana deve puntare a vincere, dobbiamo tornare assolutamente ai vertici.